Bigortrani in emergenza per questa gara contro il Galatina. Infatti sono squalificati Rubini in difesa e Riontino a centrocampo, mentre il portiere Sanson è infortunato. Mister Benni ridisegna la propria formazione inserendo Orizzonte tra i pali, Pinto in retroguardia e Dumbia nella linea mediana. I leccesi in classifica prima di questo incontro hanno 2 punti e sono reduci dalla sconfitta contro il Molo in campionato e dallo stop in Coppa Italia contro il Nardò. Il mister Salentino Politi schiera 3 punte, l'esperto Giacco, Piumetto e il giovanissimo Alemanni. Primo squillo al 5° con Manzari che in posizione defilata tira in porta, Esposito e attento. Ancora Trani al 13° angolo di Dumbia per la testa di Albrizio. Esposito allontana in qualche maniera. Chi fa la partita è la formazione di casa. Gli ospiti rimangono corti sul rettangolo di gioco. Bella azione locale al 19° con girata di Manzari che non c'entra il bersaglio. Segue una fase di stanca. Sulle fasce il Trani non ha la necessaria incisività, ma è da un'azione in contropiede che arriva il gol del Trani. Al 33° Manzari allarga per Albrizio, quest'ultimo cerca di piazzare il pallone, ma sulla traiettoria si trova Previderio che per sua sfortuna fa carambolare la sfera in rete. La reazione ospite è affidata ad un tiro teso di Tartaglia al 42° che termina ad un soffio sopra la traversa. Più intraprendente il Galatina d'inizio secondo tempo, infatti all'8° Alemanni impegna il portiere Orizzonte in presa bassa, Trani col freno a mano tirato, Costantino allora toglie Dumbia ed inserisce Martinelli. Clamoroso il palo colpito da Giacco al 15° ad Orizzonte battuto, il gioco è spezzettato da continui falli a metà campo, Manzari crea scompiglio in area avversaria al 21° il pallone viene deviato in corner. Il Trani si scuote dal suo torpore. Al 33° bella azione di Gennaro per Manzari che spara alto. Al 38° Albrizio si guadagna un calcio di rigore che Manzari dagli 11 metri non ha difficoltà a trasformare in gol. È la rete che certifica la vittoria per la Bigortrani che continua così a mantenere la vetta solitaria della classifica. Domenica prossima trasferta a Molfetta.